Rocco Salvo, 21 anni, Bologna. Nessun desiderio di fuggire, nessun esilio obbligato, nessun disprezzo per il bel paese. Esploro fuori per capire quanto si sta bene dentro. Giacomo, 21 anni, Roma. Perché l'Erasmus, per fare un passo ancora più avanti. Marina, 21 anni, Treviso. Qui per perdermi nel labirinto di Nantes e ritrovarmi ovunque ma a casa. Alessandro, 22 anni, Roma. Partito per scoprire chi sono, chi sarò, chi volevo essere. Chissà se tornerò. Nuovo programma Erasmus esclusivo, un programma che non avete mai sentito, un programma che non avete mai immaginato. Sta partendo qui, non è la puntata 100, non è la puntata 200, è la puntata 0 questa qui, di Storie di Erasmus. Storie di Erasmus, storie di quattro ragazzi che si sono incontrati in Francia e vengono tutti dal bel paese, tutti accomunati da questo desiderio di una nuova avventura, una nuova esperienza. Ma poi parliamoci chiaro, quando mai ci saremmo incontrati in Italia? Quattro tipi completamente diversi. Ma assolutamente, io non mi sarei proprio cagato a Roma. Esatto, nonostante due di questi quattro, perché dobbiamo far sempre presente il fatto che la capitale è sempre preponderante. Infatti due romani, una trevigiana e un bolognese. Quindi abbiamo due rappresentanze del nord e due rappresentanze del sud, anche se loro dicono centro, però diciamo due rappresentanze del centro. Esatto. Dai, basta Rocco, non iniziamo. Non iniziamo con le distinzioni, perché qui in Erasmus siamo tutti fratelli, fratelli del mondo, ed è questa la cosa positiva dell'Erasmus. Fratelli, perché parliamoci chiaro, è comunque sempre bello trovare un italiano in terra straniera, perché poi non è così facile stringere dei bei rapporti con dei francesi. E poi c'è quel detto francese, gli amici sono i fratelli che noi ci scegliamo. Ossia, sono le perle che on choisit. Fantastico. E abbiamo subito avuto anche una perla di francesismo da parte di Alessandro, il nostro migliore interprete. Io lo definirei in questo modo. Da sottolineare che dopo un mese e passa di Erasmus abbiamo già imparato i modi di dire francesi, non è da tutti ragazzi, eh. Beh, probabilmente sono le prime cose che si imparano anche. Beh, comunque se tu pensi, puoi arrivare in un luogo, parlare con la gente, all'inizio comunque è molto più difficile farti capire, e poi arriva quel momento in cui da ubriaco, non da ubriaco, dici tutto quello che volevi dire. Ad esempio, parlando di espressioni, cul-sac. Cul-sac vuol dire tutta di un sorso. Come lo dite a Roma? Ma a goccia. A goccia anche da noi a Treviso, penso. Ma pensa te, ci copiano anche le espressioni più divertenti. Ma questo ormai noi lo sappiamo bene. Chissà se poi è nostro differente. Magari il copy. A Bologna invece non esiste un'espressione gergale, perché lo si dice in italiano, bevilo tutto. Ecco, ma a parte queste espressioni gergali, parliamo del fatto com'è l'impatto con una cittadina del nord della Francia per un italiano che viene però da diverse parti d'Europa. Esempio, com'è vivere a Nantes per un romano, o com'è vivere a Nantes per una trevigiana o per un bolognese, che già devono sopportare una vita triste in Italia, e quindi magari è un po' più facile, che ne dite? Tutti noi sicuramente abbiamo avuto esattamente approcci diversi nel momento in cui siamo venuti qua. C'è il romano che ama il sole, ama il mare, ama il pesce, la tranquillità, l'abitudine. No, la tranquillità forse no. Tranquillità forse qua ce n'è fin troppa, e devo dire questo è un aspetto che mi piace molto di questo posto. Infatti tu devi ammettere che qui poi passa la Loira, il fiume che attraversa Nantes, ci sono questi baretti che sono fantastici, queste mescite di vino a 3,20 euro, Muscadet, Chardonnay, è fantastico. Ecco, Alessandro già vi ha detto più o meno il budget che vi serve per vivere una vita felice a Nantes, e comunque sì, possiamo dire che magari per un ragazzo di Roma è sicuramente più difficile abituarsi ad un tempo che è molto instabile, e che già ad ottobre ti presenta un clima assolutamente invernale. Ostico, mi piace questo termine. E a Padova invece dovreste essere più abituati ad un clima del genere. Assolutamente, cioè l'umidità a Padova è la stessa che c'è qui a Nantes, e però devo dire che ci sono le differenze, cioè le piazze del nord, penso come a Bologna, ci mancano qui, l'incontro sai in piazza con l'italiano qui non c'è proprio. Ecco, un problema proprio della città nord europea, non solo una città come Nantes, è il fatto che non esiste la piazza, il luogo di incontro. Sì, assolutamente. È vero, le abitudini sono completamente diverse, però dobbiamo dire che nonostante siamo alla fine in una cittadina del nord Europa, possiamo dire che c'è un sacco di vita, è una città studentesca, viva, il problema universitario, il problema è che bisogna ambientarsi e soprattutto abituarsi allo stile di vita francese, che è totalmente diverso, ovvero inizia molto prima. Inizia molto prima,
è uno stile di vita anche più rigido, nel senso torni a casa ad orari più normali, fai cose più normali, è tutta una cosa molto più sobria, ecco. Molto Beh, si vive più il giorno che la notte. Esattamente, non è una cosa negativa questa, assolutamente. Non è una cosa negativa, ma sicuramente per chi volesse fare un Erasmus in Italia e Spagna sarebbe totalmente al contrario. Sarebbe folle. A questo punto cerchiamo di stemperare un po' l'atmosfera, mandiamo la prima canzone di oggi, Stromae, Rendezvous, e vi diamo appuntamento alla prossima volta. E se volete anche al concerto di Stromae qui a Milano. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Fantastico l'ultimo pezzo che avete ascoltato del 2013, Stromae, questo belga che ha spiazzato l'Europa. E comunque, Rocco, non è Rendezvous, il titolo è Tous les mêmes. Ragazzi, è normale che uno alla fine rimane colpito dalle parole di una canzone, esatto, non dai titoli. E come se le mêmes significa? Come cosa significa, tutti, Rocco? Tutti gli stessi, tutti uguali. E poi soprattutto comunque io vorrei dire che non ti sei sbagliato sul fatto del rendezvous, perché parliamo di questo rendezvous. È una parola importantissima in Francia, rendezvous, perché è una parola che si ripercorre giornalmente nella vita di tutti noi. Perché si ripercorre? Perché qui qualsiasi cosa tu voglia fare hai bisogno di questo famoso rendezvous, appuntamento. Quindi memorizzate questa parola perché è la prima che dovrete conoscere, la parola chiave del vocabolario francese. Venite qua, c'è da prendere il rendezvous per qualsiasi cosa. Andate in banca, c'è il rendezvous. Andate in bagno, c'è il rendezvous. Andate al ristorante, c'è il rendezvous. Andate all'università, c'è il rendezvous. Il rendezvous è ovunque e vi perseguiterà. Esatto, parola chiave per descrivere l'organizzazione dei francesi. Cioè, piuttosto che fare una fila, come avviene normalmente in Italia, file chilometriche di ore e ore, loro ti danno il rendezvous anche quando però non ce n'è bisogno, ovvero quando il negozio, la banca o le poste sono completamente libere. Tu hai bisogno comunque di un rendezvous e ritornerai magari la prossima settimana. Se non hai il rendezvous, te ne torni a casa senza aver risolto nulla nella tua vita. E poi ritornando sempre al titolo, tutti uguali, tutti gli stessi, vorrei parlare dell'approccio di tutti i francesi nei confronti delle nostre belle italiane. Marina, allora raccontaci qualcosa. Le nostre povere belle italiane, che qui non sono assolutamente calcolate. Cioè, il rendezvous va bene per tutto, ma non per le ragazze. I ragazzi non lo danno. Ma perché il ragazzo francese non ha come primo obiettivo della giornata quello di rimorchiare un'italiana. Il ragazzo francese è molto più esigente, non ha non è diciamo nella stessa ottica del ragazzo italiano o del ragazzo spagnolo che vanno a ballare nei locali per abbordare, ma magari è più profondo, vuole conoscere proprio l'anima della ragazza. L'anima della ragazza e il significato del verbo draguer, ossia corteggiare. Ma questi francesi, Marina, corteggiano o non corteggiano? Mi piace perché è una vostra teoria che va a difendere il francese, però purtroppo non funziona così. Cioè, il francese addirittura crea degli ostacoli per non riuscire a non parlarti. Cioè, probabilmente hanno qualcosa contro le ragazze italiane. Ragazze, qua invece c'è uguaglianza, uguaglianza dei sessi. Vogliono che la ragazza approcci draghe il ragazzo. Ma Rocco, secondo me c'è una differenza sostanziale tra ragazzo e ragazzo, ovvero la ragazza, secondo me, quando sente l'italiano
che ti parle un po' francese, come sa, è comunque un po' predisposta, perché ci è stato proprio detto che l'accento italiano, cioè l'italiano quando parla francese è molto molto attraente. È molto sexy. E comunque anche la ragazza francese l'altra volta ad esempio Marina si è messa a parlare. Esatto. Cioè dovrebbe essere la stessa cosa all'inverso, cioè la ragazza italiana che parla francese con l'accento italiano attrae il francese madrelingua. Ma non succede nel nostro caso. Ma ragazzi è una cosa reciproca, perché anche a noi la ragazza che viene in Italia e ci parla italiano con l'accento francese attrae molto, no? Fantastico. Quindi noi e le ragazze francesi ci capiamo molto. No, è una questione di legami. Noi siamo persone che possono attrarre una ragazza francese, e invece per voi è diverso, per voi è il contrario. No, va studiata a fondo questa teoria, probabilmente fra un po' di giorni riusciremo a capirne il perché. Vabbè, comunque continuiamo noi a buttarci alla scoperta di questi giovani francesi, che donne, uomini, ragazzi o ragazze hanno comunque, certo, stili di vita e anche si comportano anche in modo diverso, abitudini differenti, perché esatto, non c'è magari la discoteca come la intendiamo noi francesi, noi italiani, ma c'è il baretto, no, c'è allora si ritrovano di vino vicino al fiume. Il fiume è comunque una costante della Francia, vedere queste onde che si ripetono in maniera costante, cioè bellissimo, atmosfere veramente paradisiache qui a Nantes. Ed è su questa atmosfera che vi lanciamo il prossimo pezzo. È un pezzo dei Wake All, un gruppo canadese, si chiama Gold, e ci insegna a non mollare mai, come facciamo sempre noi in questo Erasmus. Hope you like it. So didn't you find love or salvation in what they do? A heart is built of gold. The fairies, they are too. It's in the hands you hold. How long can we ignore? We build a little more, and then we break our truth. Questo pezzo, anche forse un po' triste e malinconico, e spero comunque che siete restati con noi anche dopo questa canzone, che meritava. Allora,
volevamo presentarvi anche la location da cui stiamo registrando questo fantastico programma innovativo che prenderà piede poi in tutta Europa. E il nostro studio è un saloncino veramente alla francese che si affaccia a vetrata sull'Erdre e sull'Île de Versailles, ragazzi. Quindi, ragazzi, penso che un luogo migliore per registrare una puntata Erasmus sia difficile da trovare. Difficile da trovare, è per questo che andiamo comunque premiati. Quindi, insomma, seguiteci ovunque. E a proposito anche della vita a Nantes, volevamo un po' parlarvi del fatto che non è facile per un italiano abituarsi, come abbiamo detto già prima, alle tempistiche del ragazzo francese che ha degli orari totalmente sballati, ecco, rispetto a quelli ora nostri, che ore sono? Mediterranei. Sono le 16:10. Probabilmente cenano. In questo momento stanno cenando. C'è il fuso orario. Hanno già programmato cosa faranno questa sera e si stanno iniziando a vestire per c'è uscire. Esatto, la zucca e tutti da Cenerentola, perché qui il tram chiude a mezzanotte. È questo, noi ci abbiamo messo un po' ad abituarci. Perché? Perché qua la serata inizia alle 21, ovvero loro alle 20 hanno cenato, alle 21 inizia la serata e all'una è bella che è finita perché ti sei fatta la tua bella serata. Noi da bravi italiani arrivavamo ai famosi rendezvous e appuntamenti che erano alle 21, alle 23:30 e quindi noi ci facevamo la nostra oretta, due orette di serata. Ecco. Sì, in quel momento la serata è praticamente finita. Qui non segue una linea abbastanza costante, ossia quella del aperitivello vicino a Commerce alle 3 del pomeriggio e poi... Oppure fai come Marina, che aspetta il tram della mattina dopo, ritorna alle 5:30, a lei non gliene frega niente delle lezioni. Come del una brava italiana. No, comunque, a parte questo, sfatiamo il mito che al nord Europa non si esce, non si fa baldoria. La baldoria c'è, ce n'è fin troppa, ma comunque è l'orario che è diverso. È tutto anticipato, qui c'è un fuso orario di tempistiche e di abitudini, ecco. Esatto, e poi proprio per questo motivo noi abbiamo già seccato un po' di amicizie internazionali che ci siamo creati qua. Perché? Perché il tedesco, perché il ceco, perché il polacco, perché il russo e l'olandese ti danno appuntamento alle 21 ma pretendono che tu alle 20:54 sia lì, mentre noi italiani, e prendiamoci con noi anche gli spagnoli, abbiamo uno stile di vita un po' più loco, come direbbe il nostro amico Pablo. Ed è per questo che già la nostra carissima amica tedesca Tina, del sud della Germania, classica tedesca, ci ha già abbandonato. Perché i tedeschi cosa fanno? Loro vengono al rendezvous con almeno 45-50 minuti di anticipo. Esatto. Mentre noi usciamo all'ora del rendezvous. Cioè, se il rendezvous è alle 21, alle 21 si comincia a uscire. Ma penso che sia proprio una cosa psicologica. O cioè, forse si comincia a fare la doccia alle 21. Prepararsi. L'italiano deve fare desiderare. L'italiano esce creando l'aspettativa. Chi ti aspetta sta arrivando l'italiano. Probabilmente poi non trovi nessuno che ti aspetta. E però, comunque, ragazzi, fierissimi di essere italiani, tutta la vita del bel paese, perché noi abbiamo veramente un grande stile all'estero. Abbiamo un grande stile che poi non sappiamo se è riconosciuto al di fuori dell'Italia, però comunque noi ci crediamo. E è proprio per questo i nostri amici tedeschi ce li siamo persi per strada, perché hanno aspettato una volta, hanno aspettato due volte, hanno aspettato tre volte, la quarta volta basta. Ma cogli il lato positivo di questa storia: puoi arrivare tardi al rendezvous, perdi un amico tedesco, ma puoi incontrare un nuovo amico italiano che anche lui è in ritardo, ha perso un altro amico tedesco e nascono amicizie incredibili. Comunità italiana all'estero. Esattamente. Quindi un primo consiglio che ci sentiamo di dare a voi è quello di non conoscere italiani. Siate puntuali, esatto, poi anche. Non come noi. Siate puntuali, non create gruppi italiani e cercate di, esatto, esplorare nuove conoscenze, nuove persone, nuove lingue. E a questo punto io inizierei a parlare anche dello stereotipo dell'italiano all'estero. Beh, simpaticissimo. Italiano ritardatario. In Europa pensano tutti la stessa cosa. Esattamente. Ormai che siamo ritardatari, ma questo proprio l'hanno provato sulla loro pelle. Ma non solo. È vero, non è uno stereotipo. Mafia, mandolino, pasta, pizza e Berlusconi. Mandolino è una cosa che comunque, cioè, si dice nel cliché italiano, ma alla fine nessuno ti dice mandolino, ti dicono pizza, pasta, ritardo, non paghi le tasse. Tipo, poi cioè, viene fuori il lato critico magari del tedesco. Che... Anche la Vespa, assolutamente. La Vespa, l'italiano che torna con la Vespa a casa e mangia la pizza. E poi non si sa come, però loro comunque ti inseriscono e ti buttano là sempre sta mafia. La mafia italiana è proprio un must. Un must. Noi non abbiamo avuto la fortuna di conoscere un meridionale, ma assolutamente, ma la mafia
non esiste. Questa è una classica. Questo è quello che credono qui di noi. Che però il francese te la butta là. Parle-moi della mafia. Che fa rima. E forse questo è proprio il fascino dell'italiano. L'italiano mafioso. L'italiano mafioso. Quindi comunque abbiamo una fantastica nomea. Ma non solo. Non solo. Ricordatevi che siamo anche il popolo considerato più stiloso e più elegante. Te lo dicono subito, guarda, tu sei italiano. Giusto. Tu sei italiano. E proprio sull'eleganza, le scarpe che hai. Sull'eleganza, io voglio lanciare questo pezzo che non è proprio esponente primo dell'eleganza, però è un bellissimo pezzo indie rock dei Kings of Fire e dei Kings of Leon e il pezzo si chiama Sex on Fire. Fantastico anche questo, che il nostro Giacomo, così come il precedente Rocco, continuano a sbagliare a presentare. Il prossimo, infatti, diamo la possibilità ad Alessandro. Scusateci, ragazzi, mi sono fatto prendere dall'emozione. Ci facciamo tradire dal sentimento. Un pezzo che nasce nell'incomprensione, che si doveva intitolare Set Us on Fire e poi diventa Sex on Fire. Le incomprensioni linguistiche che qui ci è capitato di vivere sono proprio all'ordine del giorno, no ragazzi? All'ordine del giorno, perché spesso questi francesi, se non gli pronunci la loro amatissima R oppure la E o la U, fanno finta di non capirti. Perché voi dovete sapere che comunque la pronuncia della lingua francese è una pronuncia totalmente sfalsata e differente rispetto a quella italiana, spagnola, portoghese, russa o araba. Nonostante sia una lingua neolatina, quindi che dovrebbe assomigliare alle altre lingue, tipo quella italiana, quella spagnola,
non assomiglia per niente a queste a livello fonetico, perché c'è una differenza sostanziale. Ad esempio, ti presenti al bar, dici je voudrais un peu de, con queste parole tu potresti volere solamente dell'acqua, ma loro non capiranno mai che tu vuoi dell'acqua. No, esatto, l'impressione che si può avere in Italia studiando il francese è totalmente falsata quando tu arrivi sul luogo, perché devi metterti in testa che o te ficchi una patata in gola oppure sarà difficile farti capire dal francese, perché loro pretendono comunque un certo accento. Se non hai l'R moscia è difficile parlare con un francese. Esatto, l'R moscia crea molta difficoltà comunque. Cioè, avete mai provato a parlare in francese senza dover sforzarvi di fare l'R moscia e invece parlare in francese dovendo farlo? No, è veramente, veramente difficile comunque entrare nell'ottica di questa particolare. E quindi allenatevi già da ora se avete in programma un'esperienza all'estero, ma soprattutto in Francia. Terra anche poi rinomata per la cucina e questi fantastici formaggi, questi fantastici vini, questi fantastici champagne, di cui loro vanno molto fieri. Allora, avete toccato il formaggio, avete toccato il vino, avete toccato il caffè. Allora, innanzitutto vi posso garantire che il caffè qui in Francia non è caffè, è acqua sporca. Oltretutto loro rimangono piuttosto sconvolti dal mio fare, ossia dal prendermi 6, 7, 8 caffè al giorno, ma loro non capiscono. Il francese medio non lo fa. Non lo fa, ma neanche l'italiano medio. Loro non capiscono che gli 8 caffè francesi equivalgono ai nostri 2 espresso. A Roma sì, lo ti capisco, Alessandro. Però, loro non ce l'hanno quest'ottica del caffè al bancone, capito? Ogni 2x3. Dobbiamo uscire, caffè. Dobbiamo entrare, caffè. Lezione, caffè. Orario di lavoro, pausa, caffè. Però dovete ammettere che i formaggi francesi sono veramente una libidine, è veramente una chicca, una ciliegina sulla torta. Esatto, questo... forse è l'unica cosa di cui possono andare fieri. Il brie, il camembert, il roquefort. Sono dei formaggi fantastici che vi consiglio. Qualità che viene poi affossata invece dal loro utilizzo del burro in maniera così eccessiva. Il burro è eccessivo, ma io Rocco, se fossi in te, non parlerei, dato che tu ti sei già abbondantemente plasmato alle abitudini francesi, tant'è che qua c'è anche il pesce dentro. Ragazzi, c'è chi arriva in Francia e inizia a leggere libri francesi, inizia a ascoltare musica francese, inizia a guardare film francesi, c'è chi per sentirsi più francese Utilizza il burro. Io ragazzi trovo più utile la prima opzione, la prima possibilità. Però comunque accetto tutto. E ma c'è anche da dire che loro ne vanno così fieri di questi formaggi e di questo burro, che appunto te li piazzano ovunque. Cioè dove te li possono mettere te li mettono. Tant'è che noi al mare, su un'isola vicino a Nantes, abbiamo mangiato le cozze al burro, ragazzi. Proprio nel burro, pucciate nel burro. Perché il burro c'è anche nel mare quando le pescano. E comunque io a questo punto aprirei anche la parentesi sui vini francesi. Noi vantiamo i vini toscani, noi vantiamo i vini meridionali, i vini veneti di Treviso, il prosecco. Mamma mia, ora non è che se non diciamo il Veneto meglio. Beh, il prosecco è da sottolineare. È molto regionalista questa ragazza. Voi non sapete che Marina è trevigiana, studia a Padova, ma in realtà è nata a Breda di Piave. Sicuramente conoscerete bene questo paesino. Il Piave di sicuro è conosciutissimo. Beh, i vini di Breda di Piave. I vini di Breda di Piave, giusto. No, quindi magari un saluto ai formaggi di Breda di Piave, ah, e il caffè di Breda di Piave. I formaggi di Breda di Piave potrebbero essere più conosciuti dei vini. Però. Comunque scusate, io so che in queste occasioni si fa un saluto a tutta la gente del Piave. Del Piave, esatto, non solo di Breda di Piave. Un saluto a tutto il Piave. Un saluto a tutti voi. Ciao Fioi, si dice così, giusto? Ciao Fioi. E comunque dobbiamo anche sottolineare che tanto fieri di questi vini, di questi champagne, che l'altra sera un ragazzo francese ci ha domandato se noi in Italia abbiamo lo champagne, e purtroppo ho dovuto confidargli che sì, l'abbiamo assaggiato anche noi si trova anche in Italia, ecco. Si trova anche in Italia, ma noi abbiamo il prosecco famosissimo, buonissimo, queste bollicine che inebriano la tua personalità e il tuo essere. E poi tornando un attimo invece sulle cose che si masticano e non si bevono e basta, la galette. La galette è nostra, Bretagna. Nostra, è loro, cioè noi siamo qua ora. È della forse nostra parte. È nostra di per Francia. Sei mesi, ecco. Per sei mesi è nostra, sicuramente anche quella è. Comunque il burro fa tantissimo, anche nella galette il burro fa tantissimo. E proprio sulla galette vi vogliamo lanciare il prossimo pezzo, perché comunque per farvi un continuare pezzo questa per... libido, questa libidine. Comunque, allora, tenterò di non sbagliare come i miei due colleghi, come Rocco e Ale. Giacomo. Dedico questa canzone alla bionda, alla mora, alla rossa, a tutte voi donne. Arctic Monkeys, Arabella. Here we go.
Barbarella silver swimsuit. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. Ragazzi, era proprio bella, era bella, quindi un... una cifra bella. Un grande complimento a chi ha scelto questa canzone, ovvero grazie. Noi. Ma specialmente Marina, è vero, va detto. Ci sono italiani che ancora continuano e si ostinano a parlare in questo modo qui a Nantes. Una cifra, era bella, cioè non si parla. Ma tanto i francesi ci hanno spiegato che loro non riconoscono assolutamente i differenti accenti italiani, nonostante anche si debbano confrontare con persone sarde che parlano un accento completamente diverso da quello italiano. E ricordiamo che abbiamo qui imparato che io mangio in sardo si dice mandigendi o pappendi. O pappendi a seconda della regione. Ci sono assonanze che sono simili all'italiano, ma molto lingua molto difficile, più difficile del francese quasi addirittura. Pensate chi va a fare un Erasmus in Sardegna. Sapete che addirittura in Sardegna, soprattutto ad Alghero, si parla il catalano di Barcellona, di cui Alessandro è un esponente. Certo, perché voi dovete sapere che sfatiamo l'idea che l'Erasmus è una sola volta nella vita. L'Erasmus si può fare anche più volte. Se ti chiami Alessandro Valori. L'Erasmus può diventare uno stile di vita. Che fai nella vita l'Erasmus? Sono laureato, 10 lauree, faccio l'Erasmus. La mia undicesima. Sono 10 anni che faccio l'Erasmus. Ho fatto l'Erasmus a Barcellona, adesso mi trovo qui a Nantes. E parliamo comunque proprio di questa bellissima. Tutto questo per dirvi esattamente che Nantes è una città fantastica. Si trova in Francia, per chi ancora non l'avesse capito. Esatto, trova... perché non è molto conosciuta in Italia, Però dobbiamo comunque dire a tutti gli italiani che merita. È un posto poco conosciuto, ma che merita veramente. La reazione tipica nel momento in cui tu dici a un tuo amico: sai, a settembre parto per Nantes. Dove? Che cos'è? E che è? E che cos'è? Dove vai? Sì, è un quartiere qui vicino. Invece è una città che va scoperta. Città che va scoperta, ma soprattutto in una regione fantastica, perché Nantes è capitale della Loira Atlantica. Che voi direte, dove è situata la Loira Atlantica? Sotto la Bretagna. La Bretagna sicuramente la conoscerete, perché se non conoscete la Bretagna... A due ore da Parigi, ragazzi. Esatto, a due ore da Parigi. Comunque, che nonostante sia a due ore, devi prendere un pullman che comunque ti ci porterà in sei ore e mezza. Ma ora, tutto questo per dirvi, Nantes, Barcellona, Sardegna, Mandigendi. Cos'è importante? È importante fare un'esperienza come quella dell'Erasmus. Poi ognuno lo fa con motivazioni e obiettivi differenti. Ad esempio, il nostro Alessandro è partito in Erasmus. Io sono partito in Erasmus per fare comunque una nuova esperienza, per mettermi alla prova e soprattutto per vivere nuove emozioni. È fantastico, è bellissimo ritrovarsi in una nuova città, in un nuovo contesto, conoscere persone e soprattutto... ecco, anche quello di poter apprendere una lingua senza saperla parlare all'inizio. Mentre invece tu, Giacomo, tu che sei della mia stessa città, Roma, bellissima capitale, capo dei mondi, ricordiamolo. Non c'è bisogno ogni volta di elogiare in questa maniera Roma. Dimmi perché. Ma perché un ragazzo fa l'Erasmus? Perché un ragazzo fa l'esperienza all'estero? Noi siamo proprio paladini di questo. Stiamo facendo un programma anche per questo. E io per questo, perché è una scoperta. Ovviamente è una cosa che poi ci porterà ad avere grandi risultati in futuro, mi auguro. Perché imparare una
una lingua, confrontarsi a una nuova cultura, ma soprattutto si scoprono un sacco di cose. Io ho fatto una analoga esperienza a Londra e ho scoperto che in cucina, per essere un vero londinese, devi imparare a friggere pure tua madre. Qua in Francia probabilmente devi mettere il tuo coinquilino in mezzo a una padella piena di burro. Comunque sono scoperte importanti che vanno fatte, no? E sono cose che poi ti rimarranno a vita, ecco, oltre che la lingua, la carriera diplomatica, gli studi, o no? Sì, l'Erasmus va fatto sia per la lingua ma per viaggiare, perché ragazzi, per capire quanto è bella l'Italia bisogna andarsene, e viaggiare è la prima esperienza, la prima cosa da fare, e quindi l'Erasmus è quasi obbligatorio per noi, per la nostra anima, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, provare cose nuove. Ragazzi, l'Erasmus è anche qualcosa per confermare noi stessi dopo 20 anni, per vedere se quelli che siamo in Italia lo siamo anche all'estero, con persone partendo da zero, totalmente da zero. Fantastica, e soprattutto un modo per scoprire persone lontanissime da noi, che non avresti magari mai conosciuto in Italia ma anche al di fuori, perché l'Erasmus ti porta a dover stringere per forza dei rapporti comunque stretti in un posto che è lontano da casa tua. E per me, che sono un nazionalista, una persona che ama il suo paese, ama l'Italia, andare a vedere se esistono posti anche più belli. E per me invece, che sono un cosmopolita, vi consiglio: viaggiate, viaggiate e perdetevi. Come Giacomo introdurrà la nuova canzone perdendosi in questa atmosfera. Esatto, la introdurrò perso questa canzone. Perso, ma non perdiamoci, diciamo agli altri che comunque ci saremo anche per le prossime puntate. Questa è la prima di una lunga storia. Esatto, noi siamo persi ma voi non vi perdete. Rimanete sintonizzati con noi. Storie di Erasmus, 4 ragazzi italiani a Nantes, che ricordiamo è in Francia, in Erasmus. E con questa canzone, che è una canzone allegrissima, stupenda, e di cui vi consiglio di vedere anche il video, molto simpatico e metaforico, certo, vi salutiamo. Un saluto da me, Giacomo, da Rocco, au revoir, da Marina e da Alessandro. La canzone è Vance Joy, Riptide. Bye bye. Running down to the riptide, taking away to the dark side.